perché è impegnato a difendere i confini dagli assalti nemici. Avrei restituito tutto, sì, avrei restituito. Un uomo onesto, mio marito. Ma far studiare i figli costa. I precettori costano. Mia moglie si è ammalata e i medici costano. Il raccolto è andato male. È stato un anno difficile. Bene, Emilio. Se sei d'accordo, comincerei a chiamare i testimoni. Ma sono d'accordissimo. Comincerei a chiamare Secondo. Secondo è un assiduo frequentatore dei mercati di schiavi e si trova sempre al centro tra affari e contratti. Tra le mani un affare. Avrebbe comperato un pezzo di terra proprio fuori Porta Collina, tutto coltivato a vite, e sarebbe diventato il più importante produttore di vino della città. Un'azienda agricola! Volevo allestire un'azienda agricola con solo 20 coloni che coltivassero i campi e allevassero bestiame! E c'era bisogno di tanto denaro o era semplicemente bisogno di ostentazione? Ma quale ostentazione? Pudente era famoso fra i suoi soldati per la sua umiltà. E poi, che c'entrano in un processo tutte queste domande sulla personalità? C'entrano, perché servono ad inquadrare bene il personaggio. Ah, poiché Pudente... E poi, io non conosco quest'uomo. Ma lui non ha detto che vi conoscete, ha semplicemente detto di aver ascoltato una tua conversazione. Eccolo là! Eccolo là! Il solito testimone comprato da Gesù! Sì, di cosa mi stai accusando? Sì. Una cosa apparentemente semplice, quasi di tutti i giorni. Ma nel corso del processo, il dibattito ha assunto delle pieghe inquietanti. Qui si cerca di mettere in dubbio l'autorità di Roma. La storia di Roma si fonda su secoli di rispetto delle sue leggi e delle sue persone, le quali interpretano un ruolo in una scala gerarchica, pure precisa. Come il nostro Pudente non avrebbe mai disatteso gli ordini del suo generale, altrettanto non avrebbe tollerato atti di insubordinazione della sua truppa. Mettere in discussione quest'ordine di cose che così in alto ci ha portato... persona onesta! E poi anche al nemico si concede l'onore delle armi. Anche a un avversario si porta rispetto se si è battuto con valore. No, tutto questo non si considera. Pudente non ha pagato il debito, quindi Pudente sia ridotto a schiavo. La vecchia legge! Nei tempi antichi si offrivano sacrifici umani agli dei. Ma, onorevoli giudici, onorevole Odacilio, Non posso capire l'avvocato Emilio che accetta e condivide questa idea. Non è possibile. Emilio è pronto a vendere un uomo come un oggetto, come un animale. Un uomo, ha detto! Un uomo! E non... è per giunta un centurione di Roma, caduto nella sventura! Res est sacra, miser! Lo sventurato è di per sé una cosa sacra. Non fate! Assolutamente non fate! Che Roma si macchi del delitto di vedere un cittadino romano proprietà di un altro cittadino romano.
facoltà legge. Io, Tacilio, pretore giudicante di questa causa, in virtù dell'autorità conferita dall'imperatore, dopo attenta valutazione sia dei fatti che delle orazioni degli avvocati, sentito il parere della giuria e in conformità delle leggi di Roma, condanno putente al pagamento immediato della somma dovuta. Mio marito è un uomo onesto! Ma come riscontrato durante il dibattito, penso che non sia in grado di mantenere fede ai propri impegni. C'è qualcuno che vuole farsi carico del debito di putente? Militi urbani, che l'imputato sia legato con funi e consegnato a Cecilio. Portatelo presso il foro di Tiberino, direttamente al mercato degli schiavi.